Molti di voi mi hanno fatto questa domanda. Se i parenti mi regalano dei soldi, devo dichiararli? Per quanto potrebbe apparire immorale che il fisco possa pretendere una fetta del denaro oggetto di donazioni, il punto non è la tassazione di tali somme, quanto piuttosto la capacità del contribuente di dimostrare che si tratta davvero di donazioni, cioè di somme esenti. Cerchiamo allora di comprendere come stanno le cose. Il più delle volte, infatti, ciò che spaventa e sembra un mostro al buio diventa un normale appendiabile. Abiti non appena si apre la luce. Ed a proposito di luce, se volete fare chiarezza su tutti gli obblighi di legge, sui vostri diritti, ma anche sui vostri doveri, iscrivetevi al canale ed azionate la campanella degli avvisi. 3, 2, 1, sigla. Questa è la legge! Si possono ricevere soldi in regalo in due modi: per contanti o tramite uno strumento tracciabile, ad esempio un bonifico, un assegno, un vaglia, una ricarica sulla PostePay o su altra carta. Nel caso dei contanti bisogna ricordare che la legge vieta dal 1 gennaio 2022 scambi di contanti a partire da 1000 euro a salire. In caso contrario può scattare una multa da 1000 a 50.000 euro. Quindi fino a 999,99 euro si può ricevere una donazione in contanti. Oltre tale soglia, invece, è necessario un bonifico o un assegno o un altro strumento di pagamento tracciabile. È vero anche che se il denaro contante viene custodito a casa e poi speso all'occorrenza, non c'è alcun pericolo di sanzioni. Difatti di esso non ci sarà traccia e tutto resta tra le parti. Viceversa, se il denaro viene versato in banca, può sorgere un problema. Difatti il fisco, notando l'accredito sul conto corrente, potrebbe presumere, e la legge gli consente di farlo, che si tratta di somme imponibili, ossia derivanti da reddito e come tali sottoposte a tassazione. In tal caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe operare un accertamento e pretendere dal contribuente il versamento dell'IRPEF, l'imposta appunto sui redditi. Bisogna comunque tenere presente che sebbene non esista un limite di importo al di sotto del quale non possano essere effettuati controlli fiscali sui versamenti di contanti in banca, l'ufficio delle imposte non si muove per piccole somme, sicché dinanzi a poche decine o centinaia di euro sarà alquanto improbabile una successiva verifica. I problemi però potrebbero nascere da un accredito di importo rilevante o costante, pensate ad esempio a 300 euro ricevute puntualmente ogni mese. In tali casi spetterà al contribuente mettersi in regola. Come? Lo scopriremo qui di seguito. Sgombriamo subito il campo da equivoci. I soldi regalati, quando si tratta di piccole somme, non vanno dichiarati. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 3 del 2018, ha infatti detto che quando si tratta di donazioni di modico valore non scatta alcuna imposta. Il punto però è che nessuna norma definisce numericamente cosa debba intendersi con modico valore. Di certo sappiamo che si tratta di quei regali che da un lato non impoveriscono in modo sostanziale il donante e dall'altro non arricchiscono il beneficiario. Dunque bisogna avere a riferimento le condizioni economiche di questi ultimi per poter giudicare, sebbene sia corretto in ogni caso ritenere che una donazione di poche centinaia di euro non sia sottoposta ad alcun prelievo fiscale. Peraltro tenete anche conto che laddove la donazione non dovesse essere di modico valore, scatterebbe non solo l'obbligo di dichiararla all'Agenzia delle Entrate, ma anche di formalizzarla attraverso l'atto pubblico notarile, con conseguente aumento dei costi per il donatario. In assenza di rogito, pur non scattando ulteriori sanzioni, la donazione sarebbe nulla e il donante e i suoi eredi potrebbero in qualsiasi momento pretendere la restituzione dei soldi. Possiamo quindi tracciare uno spartiacque. Sulle donazioni di modico valore non si pagano le tasse, su quelle invece di importo rilevante si deve versare l'imposta sulle donazioni e vanno riportate all'interno della dichiarazione dei redditi. In più bisogna andare dal notaio. Attenzione però, una cosa è dire che le donazioni modiche non vanno dichiarate, un'altra è dimostrare che la somma ricevuta da un parente costituisce effettivamente una donazione ed è quindi esentasse. Questa prova naturalmente spetta al contribuente. Come potrebbe del resto il fisco sapere se dietro lo scambio di denaro c'è effettivamente l'intenzione di fare un regalo e non quella magari di pagare una prestazione imponibile? Vi ho detto in partenza che se i soldi vengono dati in contanti e poi spesi senza transitare sul conto, non si
si pongono problemi. In assenza di tracciabilità non ci sarà neanche il rischio di un controllo. Le cose però vanno diversamente se il denaro contante viene poi versato in banca o se viene direttamente erogato tramite uno strumento tracciabile come un bonifico, un assegno o una ricarica sulla carta prepagata. In queste ipotesi è il contribuente a dover dimostrare, nel caso di un successivo controllo del fisco, che l'importo ricevuto è frutto di una donazione. E questo è possibile solo tramite una prova documentale, che può essere una scrittura privata. Quindi bisognerà mettere per iscritto e firmare un documento da cui risulti la volontà del donante di regalare la somma al donatario con la data dell'operazione e la volontà del donatario di accettarla. Ciò chiaramente però non basta. Per evitare infatti che una scrittura del genere venga fatta solo una volta scattato il controllo e quindi retrodatata, il fisco chiede anche che il documento abbia una data certa. La data certa può essere ottenuta o tramite l'autentica di un notaio, o tramite la registrazione all'Agenzia delle Entrate, o tramite lo scambio di una PEC, la posta elettronica certificata contenente la dichiarazione, o attraverso una marca temporale elettronica, o infine mediante la spedizione del documento tramite raccomandata R a se stessi. Il timbro postale di Poste Italiane è infatti equivalente a una comune attestazione di un pubblico ufficiale, perché il postino è considerato un pubblico ufficiale. Se la donazione viene fatta con bonifico, la scrittura privata è necessaria solo quando la donazione proviene da familiari non conviventi. Per quelli invece che vivono sotto lo stesso tetto, come figli e genitori o come moglie e marito, non c'è alcun obbligo. La legge infatti presume che il padre e la madre debbano prendersi cura del figlio così come i coniugi si assistano reciprocamente. Per questo gli scambi di denaro, benché tracciabili, non hanno bisogno di giustificazioni. Ma come vi ho detto in anticipo, se queste somme vengono date in contanti e poi versate tutte in una volta sul conto corrente, sarà il donatario a dover dimostrare la provenienza, compito affatto semplice se non c'è la scrittura privata con data certa. Questa è la legge. Perché questa è la legge. Perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.